può ripartire quindi Blizzard. Maiesi fa buona guardia, Blizzard allora chiede subito il pick and roll, c'è un cambio difensivo, si alza Pecile da tre punti, andrà Pecile e Conad che trova il pareggio a 4-63. Vediamo che intanto Maggioli prende posizione e subito la palla recuperata da Canavesi, la palla poi a terra per Trecchelli, contropiede spinto da Pecile e chiuso perfettamente da Alfi Trecchelli. Autore della promozione di Cremona in Serie A, storica promozione da parte di coach Stefano Cioppi, che poi l'anno successivo non trovò fortuna. Hai chiamato Trecchelli, Adriano, Trecchelli ti serve il più 4, 67-63. Doppio piccherò l'alto, Kelly marcato da Brooks che ha accettato il cambio, e allora Kelly va dentro e appoggia ancora e attacca sempre il ferro adesso Kelly. È uno spettacolo vederlo giocare così. Il piccherò di Brooks, McConnell ancora in palleggio, l'aiuto di Dims, ha poi lo scarico per Maggioli, Maggioli che appoggia in maniera splendida, un assist al bacio da parte di Mickey McConnell. Questi due punti che sono fondamentali per la Conad, sono fondamentali. Intanto è Brooks che va dentro e segna, bella azione, bravo Brooks. Brooks si mette in proprio, realizza altri due punti, porta Iesi avanti di un possesso, 71-69. 4 minuti e mezzo da giocare, Kelly vuole il pick and roll di Dimsa, Kelly si butta dentro, attacca Maggioli, ovviamente Maggioli lo lascia passare e Kelly mette altri due punti nel suo carniere, 17 per lui, 15 per Pecile, e adesso chiama il pubblico del Paladozza. Tre Kelly vuole sentire il peso anche del pubblico, del sesto uomo in campo. McConnell attacca, McConnell appoggia, non c'è fallo ma c'è il time out da parte di Zare e Markowski. Intenti che non sono cambiati in questo finale di partita, Kelly che va a giocare in penetrazione, ovviamente attacca ancora Maggioli e ovviamente che ancora realizza. Ma questo è molto importante, da Linfa alla Conad, e comunque Iesi perde un elemento importante. Intanto Maggioli segna, canestro e fallo, è stato bravo a prendere il centro dell'area. Maggioli realizza il gioco da tre punti e riporta in parità, quota 76 la partita. Blizzard mette a posto i piedi, si alza Brett, Blizzard la tripla importantissima e arriva proprio dal giocatore con più esperienza per la Conad. Cioè lui è chirurgico dall'arco, può diventare fenomenale quando prende queste soluzioni, un canestro importantissimo. Ma subito la palla sotto per Maggioli che la perde, Kelly e riparte Trecchelli. Kelly contropiede, Kelly la transizione e c'è il canestro e c'è il fallo, entra in lunetta, Conad che scappa e Cioppi ovviamente è costretto a fermare tutto perché i suoi hanno perso completamente il cranio. Kelly manda via tutti perché legge il mismatch con Dolic, Kelly poi la palla sotto per Canavesi che taglia molto forte e Canavesi realizza uno dei canestri più belli della serata, Conad avanti di 8. La Conad con ormai il protagonista della serata, ha dormito tre quarti, si è svegliato nell'ultimo, ma d'altronde potrebbe anche dire mi sono svegliato poi in quello più importante. Questo è vero, Conad che raggiunge quota 86 più 10, se la stoppata da parte di Imsa, poi va sotto la curva Schull e scarica tutta l'adrenalina.